La commissione ministeriale che io presiedo, quella sui programmi di protezione, dopo un'istruttoria lunga e complessa, avendo esaminato tutti i verbali delle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza, ha ritenuto di non ammetterlo al programma di protezione, applicando una norma contenuta in una legge del 2001 che all'epoca fu votata all'unanimità dal Parlamento, la norma che vieta le dichiarazioni a rate. La norma che dice al pentito tu devi dire quello che sai entro i 180 giorni. Nel caso di questo dichiarante, affermazioni importanti attinenti al rilievo politico, al collegamento tra alcuni politici importantissimi e la criminalità mafiosa sono state rese mesi dopo la scadenza di questo termine. Allora, questo è un provvedimento di un organo amministrativo, discutibilissimo, sarà immagino impugnato al TAR del Lazio, io ne ho reso conto istituzionalmente davanti alla Commissione parlamentare antimafia, chiunque può criticarlo, ci mancherebbe altro, però mi pare che nel caso specifico sia stata oltrepassata la linea di confine tra la critica e la diffamazione anche grave. Io sono abituato a parlare di cose concrete e quello che mi spiace di più è della polemica degli ultimi giorni e delle ultime ore, che per esempio a Orvieto, ma non soltanto lì, in tutta Italia ci occupiamo di come contenere la crisi, tra qualche giorno ci sarà il voto finale sulla manovra, di come difendere la pace in scenari di crisi, le nostre missioni internazionali che sono state votate qualche giorno fa, di come fronteggiare la criminalità ed elevare gli standard di sicurezza, poi bastano poche battute o in Sicilia o in qualche parte della Puglia e si parla solo di questo, è una cosa che spiace. Ha avuto modo di confrontarsi con il Presidente Fini in queste ore? Il Presidente Fini sa lui cosa deve fare. Io ieri ho detto delle cose che non sto a ripetere perché sono state trasmesse da tutti i TG nazionali. Diciamo, nei motivi di riflessione non gradevole di questi giorni c'è anche il fatto che lui conosce la mia storia personale prima di iniziare l'attività politica. Credo di essere stato un suo collaboratore stretto sui temi della sicurezza e della giustizia, non per giorni o per mesi, ma per anni. E quindi se non valgono le considerazioni di carattere politico, forse altro tipo di considerazioni indurrebbero a fare quello che io auspico che avvenga. Ma secondo lei cosa c'è dietro la denuncia di Granata? C'è non soltanto da parte sua, l'utilizzo in chiave strumentale di polemica interna al partito, neanche di polemica interna al mondo della politica, già sarebbe grave, di questioni così delicate e complesse che non meritano di essere piegate in questo modo. Qui stiamo parlando di contrasto alla mafia, stiamo parlando di gente che è esposta in prima persona ogni giorno, poliziotti, carabinieri, magistrati, tutto questo non ha nulla a che fare con la dialettica interna a un partito.